Bella raga, qua è Savis che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi raga, due fan di glitch di cui uno possiamo metterlo in mezzo agli outfit che è simpatico. E quindi iniziamo dal primo. Prima di tutto, per fare questo glitch dovete andare su Warstock e comprarvi questo mezzo raga, che poi una volta che l'avete comprato lo dovete richiamare, e una volta che l'avete richiamato dovete venire qua in questo punto della mappa, guardate bene la minimappa raga, ma lo conosciamo tutti ormai, e mettere il camion, questo qua gigante, in questa maniera col culo verso l'albero. Poi una volta fatto ciò ci mettiamo sopra raga e dobbiamo saltargli praticamente all'interno. Fino a qualche anno fa si poteva solo entrare, invece ora vi sputa in alto raga, è fighissimo, da fare in tanti che saltate uno dietro l'altro, divertente. Adesso passiamo al prossimo, che è quello del cappello del pupazzo di neve. Quindi regà, andate nel negozio di vestiti a casa vostra, da un esho, un po' dove vi pare e piace, e vi mettete il pupazzo di neve. Ovviamente dovete averlo sbloccato. Una volta fatto ciò raga, non dobbiamo fare niente di speciale, semplicemente apriamo il menu interazione, andiamo sul nostro stile e andiamo sulla modifica dello aspetto. Una volta che abbiamo fatto ciò e siamo alla modifica dell'aspetto raga, dobbiamo semplicemente switchare il cappello. Una volta che switchiamo il cappello e sbadastra bam raga, avremo il cappello sospeso per aria. E ovviamente raga, una volta che lo abbiamo sospeso per aria, facciamo salva e continua e ce ne torniamo in free mode. Una volta che siamo qua raga, andiamo dal cannocchiale, ci bugghiamo come sempre, selezioniamo l'outfit che vogliamo col cappellino, ci allontaniamo dal cannocchiale e sbadabam, guardate che bomba raga, sotto Natale è veramente carino. Io spero che questo video vi è piaciuto raga, due glitch in un video, niente, alla prossima, bella raga.